Uno degli aspetti più strani delle infezioni è che microbi normalmente innocui a volte finiscono nelle parti sbagliate del corpo e in un certo senso impazziscono. Succede in continuazione nel caso di incidenti d'auto in cui i feriti riportano lesioni interne. Microbi che di norma non sono patogeni finché restano nell'intestino si spostano in altre parti del corpo, nel sangue per esempio, e provocano danni terribili. L'infezione batterica più temibile e attualmente fuori controllo è una malattia nota come fascite necrotizzante, in cui i batteri, essenzialmente, divorano la vittima dall'interno, consumandone voracemente i tessuti e lasciando al loro posto una poltiglia tossica. Spesso al momento del ricovero i pazienti hanno sintomi relativamente leggeri, di solito febbre e rash cutaneo, ma in seguito peggiorano in modo drammatico. Al momento di operare il paziente spesso si scopre che qualcosa lo sta né più né meno divorando. L'unica terapia possibile è un cosiddetto intervento radicale, che consiste nell'escissione chirurgica di ogni millimetro di area infetta. Il 70% dei pazienti muore. Fra i sopravvissuti, molti restano orribilmente sfigurati. La causa dell'infezione è una comune famiglia di batteri, gli streptococchi del gruppo A, che normalmente causano semplici mal di gola. Molto sporadicamente, per ragioni sconosciute, alcuni di questi batteri attraversano le mucose della gola e si spingono all'interno dell'organismo, dove causano danni devastanti. Sono completamente resistenti agli antibiotici. Negli Stati Uniti si registrano all'incirca un migliaio di casi all'anno e nessuno può dire se in futuro le cose peggioreranno oppure no. Con la meningite succede esattamente lo stesso. Almeno il 10% dei giovani adulti e forse il 30% degli adolescenti convivono con il meningococco, un batterio potenzialmente letale che vive senza arrecare alcun fastidio in gola. Di tanto in tanto, però, in circa un giovane su 100.000, questo microorganismo penetra nel sangue e scatena una malattia grave. Nei casi peggiori la morte può sopraggiungere nell'arco di 12 ore, una rapidità sconvolgente. Uno può stare benissimo a colazione e all'ora di cena essere già morto. Riusciremmo a mietere molti più successi contro i batteri se solo non usassimo in modo tanto indiscriminato le nostre armi migliori, gli antibiotici. Vale la pena di notare che, stando a una stima, il 70% degli antibiotici utilizzati nel mondo industrializzato viene somministrato ad animali da allevamento, spesso insieme al cibo, al solo scopo di promuovere la crescita e prevenire le infezioni. Un simile utilizzo degli antibiotici dà ai batteri ottime opportunità di evolvere una farmacoresistenza. Ed è un'opportunità.